a tutti al quarto appuntamento della trasmissione Salute in Forma. Oggi parleremo di un tema molto particolare, le stenosi carotidee, e lo faremo con l'esperto del Neuromed, professor Francesco Pompeo, responsabile dell'UO di chirurgia vascolare. La stenosi di un'arteria è praticamente il restringimento che avviene all'interno di essa dovuto a materiale, accumulo di materiale, quale grasso o altri detriti del sangue che si accumulano, così come in pratica come avviene in una tubatura dell'acqua quando si forma il calcare, e quindi questa è la stenosi, il restringimento del vaso. Nel caso delle arterie carotidi, che sono le arterie che dall'arco della aorta portano il sangue a livello al cervello, in genere si ha un restringimento, quindi una stenosi, sulla biforcazione dell'arteria, e quella sempre più importante, che è quella compromessa, è la carotide interna. In questo caso noi dobbiamo provvedere a risolvere questo restringimento proprio per prevenire quelle che sono le cause più importanti di una stenosi dell'arteria, in questo caso carotide, e cioè la prevenzione dell'ictus cerebrale. Da cosa sono causate le stenosi carotidee e quali sono i primi sintomi che i pazienti avvertono? I fattori maggiori di rischio della vita quotidiana sono chiaramente quelli legati a uno stile di vita che è soprattutto significativa quella della obesità, la sedentarietà, un aumento del colesterolo, i problemi della ipertensione e non ultimo certamente il fumo di sigaretta. Per quanto riguarda i sintomi, questi possono anche non essere presenti, quindi essere una condizione asintomatica, per cui il paziente o il soggetto colpito da questa stenosi non si rende conto fin tanto che o non ha un problema, anche lieve, che può essere uno stato vertiginoso, può essere una perdita di coscienza improvvisa, o avere ad esempio per un momento la perdita di vista un occhio o a entrambi, che poi recupera velocemente. Per indagare su una presenza di una stenosi carotidea importantissimi sono le operazioni di diagnosi. A spiegarle gli esperti del Neuromed. L'eco color Doppler è una metodica che vedremo successivamente. È una metodica che in pratica ci permette di esplorare sia dal punto di vista ecografico che per la valutazione della flussimetria, ci permette di esplorare qualsiasi vaso del nostro corpo, del nostro organismo, e quindi capire se ci sono delle problematiche importanti quali le stenosi. Noi andiamo ad indagare la morfologia e anche le velocimetrie all'interno dei rami della carotide comune, che sono la carotide interna e la carotide esterna. Quella che propriamente ci interessa è la carotide interna, a livello della quale, come ho detto precedentemente, si formano le stenosi. L'esame inizia con il rilievo della morfologia, quindi un esame soltanto ecografico, quindi un esame in bianco della carotide, che ci consente di avere già delle prime indicazioni circa la presenza di placche all'interno dell'arteria. Dopodiché si passa alla metodica color Doppler. In pratica con il color noi abbiamo un'idea dei flussi di sangue, della direzione del sangue all'interno dell'arteria, mentre con la metodica Doppler, con il Power Doppler, andiamo a valutare quelle che sono le velocimetrie, vale a dire le accelerazioni vengono impresse al sangue durante il passaggio all'interno della carotide, e quindi eventualmente all'interno di una stenosi. Ovviamente maggiore è il grado di stenosi, maggiori saranno le velocimetrie, quindi le accelerazioni impresse alla colonna di sangue che passa all'interno della stenosi stessa. Quindi noi ricaviamo insomma da tutti questi dati l'entità e il grado della stenosi.
Altre metodiche vengono effettuate con la diagnostica per immagine radiologica, che è quella della risonanza magnetica, quindi un'angiorisonanza dei vasi cerebro-afferenti, oppure in altri casi, che ovviamente decide lo specialista, in questo caso quale esame preferire, si fa una angio-TAC. L'angiorisonanza è un esame non molto preciso al riguardo dei vasi, ma che dà allo specialista, dopo aver fatto un accurato eco color Doppler, un ulteriore supporto diagnostico, e per cui diciamo tutta la situazione anatomica extra o intracranica, per vedere appunto le varie forme dell'arteria e le stenosi concomitanti. Oggi è possibile diagnosticare le stenosi carotidee con delle tecniche relativamente non invasive o poco invasive, quali l'angio-TAC e l'angio-RM. Vengono seguite mediante l'iniezione di mezzo di contrasto per via endovenosa e ci permettono di ottenere una visualizzazione abbastanza reale e fedele di quella che è la distribuzione delle arterie dei vasi del collo. L'angio-RM non utilizza radiazioni ionizzanti, è un esame di rapida esecuzione e di rapido post-processing. Un po' più indaginoso è l'esame di angio-TAC, che è molto veloce nell'esecuzione, può durare addirittura meno di un minuto, però necessita poi di una fase di rielaborazione delle immagini molto più articolata e molto più lunga. Altro tipo di diagnostica che però poi si va verso una fase invasiva, una diagnostica invasiva, è quella della angiografia, che però noi riserviamo a quei casi che decidiamo quando installare o posizionare uno stand. In quel caso effettuiamo l'angiografia dei vasi supraortici e quindi una selettiva carotidea e successivamente posizioniamo lo stand. In diversi modi possono essere trattate le stenosi carotidee. C'è il metodo della chirurgia classica e il metodo della endovascolare. A parlarne con noi due esperti del settore, il dottor Francesco Pompeo e il dottor Marcello Bartolo. Questa attività chirurgica che viene svolta a livello dei vasi carotidei non è una chirurgia per curare il problema, ma è una chirurgia per prevenire quello che è il problema dell'ictus cerebrale, che oggi in Italia è una patologia molto estesa e ha un'incidenza estremamente significativa. È ritenuta la terza causa di mortalità, nonché una delle prime cause di invalidità permanente, perché nel caso di un problema del genere si può avere la morte del soggetto che ha un ictus cerebrale massivo o il più delle volte si ha una invalidità permanente dovuta alla lesione dell'emisfero cerebrale irrorato dalla carotide colpita, con conseguente emiparesi, afasia e così via. I metodi di trattamento di questa patologia sono o quello classico chirurgico. Attualmente viene effettuata una chirurgia di estrema precisione che è mini invasiva, ma che ci permette di risolvere i problemi in maniera brillante. Altro metodo è quella della endovascolare. Oggi è possibile trattare le stenosi carotidee oltre che per via chirurgica anche per via endovascolare o cosiddetta interventistica. Soltanto alcune stenosi possono essere sottoposte a questo tipo di trattamento. Innanzitutto alcune stenosi di carotide che siano di una percentuale uguale o superiore al 70%, o ancora in casi elettivi è possibile trattare per via endovascolare
l'estenosi di un'arteria carotide qualora vi sia l'occlusione completa della carotide controlaterale. Un'altra indicazione all'intervento endovascolare è quella di una restenosi susseguente a un intervento chirurgico non andato per il verso giusto. In che modo vengono trattate? Vengono applicate all'interno dell'arteria, navigando nelle arterie attraverso l'arteria femorale, degli stent che altro non sono che delle retine di forma cilindrica che permettono di riaprire l'arteria e di ripristinare il flusso in maniera regolare. Lo stent sarebbe un tubicino metallico come a forma di una rete a maglia che allarghiamo in quel tratto stenotico e resta posizionato all'interno della carotide, ripristinando così il lume del vaso e quindi il passaggio del sangue. Questa è una metodica molto rapida e veloce che personalmente e con il mio gruppo di lavoro preferiamo riservare a quelle patologie specifiche o a quei pazienti che non offrono la possibilità di un intervento chirurgico classico, sul quale noi preferiamo nettamente, poiché abbiamo dei risultati migliori e duratori e di recupero veloce, mentre il posizionamento dello stent lo effettuiamo sugli altri distretti corporei perché va molto meglio rispetto a quella che è la chirurgia, che invece rimane l'ultima spiaggia per quanto riguarda patologie per esempio degli arti inferiori o dell'aorta addominale e così via. Come consuetudine, eccoci allo spazio dedicato a voi pazienti, con dei facili consigli proposti dai nostri esperti. Nelle condizioni appunto di una situazione asintomatica o per questi lievi sintomi che il più delle volte passano inosservati perché la persona colpita dice ma magari è solo un giramento di testa oppure mi si è annebbiata un attimo la vista, è sempre opportuno rivolgersi al medico curante che è il primo che individua il problema, così da inviare allo specialista. Per quanto riguarda l'alimentazione, chiaramente bisogna evitare i grassi saturi o i grassi di origine animale, le margarine dure, utilizzare maggiormente una dieta ricca di vegetali come di frutta, verdura, di fibre grezze. Questo è importante per appunto migliorare tutto l'assetto metabolico. Eccoci al termine della nostra puntata di Salute in Forma. Grazie a tutti per averci seguito.